Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news statali. Alfano, legittime le richieste della polizia, ma i toni sono eccessivi. Tragedia a Napoli, un carabiniere spara e uccide un 17enne. In Ucraina si combatte ancora in attesa della tregua. Rivendicazioni giuste, ma toni troppo accesi, così il ministro dell'Interno Angelino Alfano giudica la minaccia di uno sciopero nazionale avanzata dai sindacati delle forze dell'ordine sulla questione del blocco dei contratti. Incontreremo i rappresentanti sindacali dei lavoratori di polizia, sono convinto che ci siano tutte le condizioni per risolvere con serenità la questione, ha detto Alfano. Dramma a Napoli, dove un inseguimento è finito tragicamente. Un 17enne morto a causa di un colpo di pistola accidentalmente esploso da un carabiniere. Il ragazzo non si è fermato all'alta. Guidava uno scooter non suo, senza assicurazione e patentino. E a Napoli scoppia la protesta. Diverse le auto di polizia e carabinieri distrutte. Tanta la rabbia dei familiari. Pesanti combattimenti sono in corso nella città sudorientale ucraina di Mariupol, dove le forze regolari di Kiev sarebbero state attaccate dai ribelli filorussi. I combattimenti avvengono mentre è in corso il vertice NATO sulla crisi e in vista dell'incontro di Minsk per concordare un cessate il fuoco in Ucraina orientale. Al centro del summit anche la risposta alla minaccia dello Stato islamico in Iraq e Siria. Giulio Brusadelli, giovane italiano arrestato il 3 marzo scorso a Cuba perché è trovato in possesso di 3,5 grammi di marijuana, è condannato a 4 anni di carcere, è stato liberato. Brusadelli soffre da quasi 20 anni di una grave sindrome maniaco-depressiva che, una volta recluso nel carcere, è precipitata fino a ridurlo in uno stato catatonico. L'instabilità legata al ciclone Lettra continuerà a interessare l'Italia almeno fino a domani, soprattutto sulle regioni meridionali e l'arco alpino. Poi la pressione aumenterà lievemente. Il tempo migliorerà soprattutto al centro e al nord, dove il sole sarà più prevalente, mentre il sud sarà ancora alle prese con locali rovesci. L'attrice statunitense Scarlett Johansson e il suo fidanzato, il giornalista francese Romain Daurià, sono diventati genitori. La star di Lost in Translation ha dato alla luce una bambina ieri a New York. Si chiama Dorothy Rose. Johansson e Daurià sono legati dal 2012 e l'anno scorso hanno ufficializzato il loro fidanzamento. Roger Federer approda alle semifinali degli US Open, quarta ed ultima prova stagionale dello Slam, battendo in rimonta il francese Monfils. Lo svizzero ha annullato due match point al suo avversario nel quarto set, prima di imporsi nel quinto, ed ora affronterà in semifinale il croato Cilic, vincitore sul ceco Berdych.